Stiamo facendo bene, dai, abbiamo iniziato col piede giusto, è chiaro che anche di là più passano le partite, più sicuramente anche noi ci conosciamo, quindi prendiamo i tempi, sappiamo i pregi e difetti l'uno dell'altro, quindi dai, il nostro obiettivo è continuare a fare così, sappiamo che manca tantissimo, quindi fa piacere iniziare bene, ma c'è da continuare. Allora, tu anche oggi hai dato il tuo contributo a creare quella barriera davanti alla porta impenetrabile, perché diciamo, tra te e Gennari di solito la palla è difficile che passa dalle vostre parti. Come vedi il futuro di questa squadra? Ma quello che posso dire è che siamo un bel gruppo, quindi si sta creando un bel gruppo e di questo sono molto contento. Non ci sono solisti, quindi questa già di per sé è una cosa importante. Poi ci sta il bagno. Manca sempre il fatto che la fine dell'anno è come sono di tutti, quindi tutti sanno che sono importanti e vedi oggi magari dei ragazzi che finora hanno trovato uno spazio, hanno risposto bene, ci hanno dato una grossa mano, hanno risposto presente. E quindi vedo questa Samba bene, ma che deve continuare perché serve equilibrio, sai, qui non siamo quelli della scorsa domenica di Notaresco, oggi abbiamo fatto una grande partita, però sappiamo che la prossima è la classica partita a trappola con Sombrone, quindi la dobbiamo affrontare nel modo giusto, però intanto oggi ci vogliamo questa bella giornata che viene. Quindi la presenza di Zini, che è un altro over, gli ha dato un po' più sicurezza. Ma si vede che c'era per noi Vanegas, Giampaolo, zero gol. Ma oggi dietro abbiamo lavorato. Zero di. Abbiamo lavorato benissimo. Ale ha fatto una grande partita, sì. E quindi sono dato ieri anche tante che anche le scorse partite aveva fatto bene. Quindi si tratta solo di farsi trovare pronti tutti con l'atteggiamento giusto e quindi oggi sicuramente Ale ci ha dato una grossa mano dietro e abbiamo fatto un buon lavoro. La difesa è sempre stata, diciamo, un punto fermo e migliore della squadra. Secondo te il fatto che qua sei stato con Guadalupi e l'altro, diciamo, un altro schema con 4-4-2 ha facilitato le cose? Ma Luca è quel giocatore, diciamo, che per caratteristiche in mezzo è quello che si differenzia un po' da tutti, quindi sapevamo che per noi era un giocatore importante, l'abbiamo aspettato queste tre giornate, è chiaro che in mezzo magari ci dà più tempi, ci dà meno rottura di quella che ha dato Candelloni finora, però ci dà più tempi di gioco e quindi ci dà una grossa mano anche in fase di impostazione, ma lo sapevamo, insomma, che era un giocatore importante per noi.